gara bellissima, è un po' dura la mia età competere con questi ragazzi, però qui avevo già un bel ricordo, negli anni passati avevo fatto un assoluto su in cima anche, quindi è una gara che a me mi si addice moltissimo. Siete andati in fuga, eravate in 5. Sì, eravamo in 5, c'è stata un po' di collaborazione abbastanza, ci sono 2 o 3 ragazzi più giovani che si sono sacrificati alla grande, io ho risparmiato un pochino, però diciamo che la linea di massima è andata benissimo. Giudizio sul percorso? Il percorso è veramente bello, c'è da fare un po' attenzione alle strade perché purtroppo le nostre strade sono un po', lasciamo, sono molto, non abbiamo tanto svago come strada, però per il resto il percorso è molto bello, è uno dei classici percorsi che facciamo sempre, quindi anche conosciuto, quindi tutto ok, tutto bene. Soddisfatto? Sì, più che soddisfatto, soprattutto perché come squadra abbiamo lavorato bene, ovviamente i soliti nomi, Pistis, Zanoni, erano loro da controllare, quindi abbiamo controllato loro, nel momento in cui siamo riusciti a mettere Marasca nella prima fuga, si è trattato anche lì di controllare. Ad Armaditaggia sono riuscito ad entrare nella seconda fuga, siamo andati via in 4, bene così, poi sono venuto bene fino all'arrivo gestendomi bene. Bel risultato, a parte per la soddisfazione personale, soprattutto per la squadra, con Marasca secondo assoluto, dobbiamo ritenerci veramente soddisfatti. Oltretutto fortunati anche per la giornata, il tempo ottenuto, peccato per la strada bagnata a Dolcedo, qualche rischio l'abbiamo preso lì, ma ottima organizzazione di corsa, nonostante gli automobilisti che come sempre ci rispettano poco, purtroppo questa è l'unica nota di rammarico, però gran lavoro anche dall'organizzazione di corsa, Guerino Lanzo, tutta la ciclistica e tutta la scorta tecnica ha fatto veramente un ottimo lavoro, veramente i miei complimenti su questo. Lei corre per la ciclistica Bordighera, una società che veramente sta lavorando bene anche con i giovani, no? Sì, soprattutto con i giovani, devo dire Guerino è un ottimo, oltre che preparatore, direttore sportivo, veramente con i ragazzi negli ultimi anni ha fatto dei grossissimi lavori, ottime soddisfazioni con gli esordienti, con il nostro campione nazionale, anche i giovanissimi, ci sono dei ragazzi e delle ragazzine che stanno venendo fuori bene, insomma c'è un ottimo vivaio come squadra, una squadra che nonostante le pochissime risorse, devo dire, fa degli eccellenti lavori in campo nazionale. Tutto il mio applauso, nonostante potrei sembrare di parte. Secondo assoluto, quest'oggi è andata bene, non me lo sarei mai aspettato perché visto i grandi campioni che correvano oggi con noi mi aspettavo di entrare nei primi 20, via. E invece siamo entrati in una fuga buona, 4, abbiamo fatto degli ottimi cambi e poi qui nel finale chi era più forte ha avuto la meglio. Ecco, siete riusciti a battere dei giovani? Siamo riusciti a battere dei giovani, sì sì. Il percorso come lo giudichi? Beh, un percorso molto bello, selettivo, veramente molto molto veloce, con una discesa molto impegnativa e poi è stato fatto veramente ad andature molto elevate perché io ho visto che mi segnava quasi 42 di media, quindi chapeau, via! Ma il punto più strategico qual è stato? Il giro della Bastera? Sì, sì, come al solito, il giro della Bastera, lì hanno tirato veramente forte, si è rischiata via una fuga proprio sullo scollinamento. E poi era partita la fuga con Pistis e con un altro che non di cui non ricordo il nome, però poi siamo riusciti a ricucire e poi siamo partiti noi e ci hanno diciamo, forse sottovalutato, ci hanno lasciato andare anche perché dietro si controllavano e quindi è andata bene, via, il mio secondo primo posto che ho fatto. Soddisfattissimo, grazie. Abbiamo aderito alla ciclistica e già da qualche anno proprio perché è una squadra molto seria, i ragazzi sono tutti seguiti, soprattutto gli esordienti che hanno anche un campione italiano e anche i cicloturisti. Naturalmente noi facciamo lo sponsor per tutta la squadra, però lo facciamo soprattutto perché ci sono queste nuove leve che devono emergere e sembra che vada tutto bene perché il campione italiano va molto forte anche quest'anno e siamo felicissimi di collaborare con loro. È una società che lavora molto sui giovani e ottiene anche molti risultati. Ma sicuramente vedo che anno per anno ci sono dei miglioramenti, adesso quest'anno Guerino si dedica forse probabilmente anche un po' di più ai giovani, quindi quest'anno 2012 ci saranno secondo me molti altri risultati, molti di più dell'anno scorso. È stata organizzata dalla ciclistica Bordighera, dato che io come Udace ho finito nel
2011, dopo 16 anni, mi sono ritirato per motivi di lavoro e perché mi piace curare i ragazzi, che ho la squadra più forte d'Italia. Avete piazzato due uomini nei primi posti? Sì, abbiamo fatto secondi assoluti, oggi e sesti assoluti, meglio di così non si poteva fare in questo momento. Soddisfatto di questa gara, oltre 100 i concorrenti? Concorrenti gli erano 97 e la corsa è stata bellissima, non è caduto nessuno, anzi uno che ci ha fatto poco, tu quale che è stato veramente eccezionale. Questa è una grande soddisfazione, che io sono 35 anni che organizzo questa gara in memoria di mio padre e mia madre, con tutti questi ben di Dio di premi, tutto quanto, ben lieto a premiarli, e sarà per il prossimo anno, spero che ci sia ancora, di poterlo organizzare ancora di nuovo. Una bella giornata di sole e un percorso bellissimo, perché i concorrenti l'hanno trovato bello. Ecco, la mia paura è che subito alle 7:30 c'era messa a piovere, la mia grande paura che purtroppo la giornata non tenesse. Comunque è venuto fuori il sole, una soddisfazione per i corridori che è andata molto bene, anche soddisfazione per me che ho organizzato, ringraziando tutti i corridori che hanno partecipato, che per me è una grande soddisfazione.